registrazione di 20 minuti, God of War, dovevamo fare la combinazione di quei tre simboli e ci sono riuscito. È stata non dura, però era da capire solo come spostarli. Vedete, la luna, il sole e i Certo, mitigan. non posso affogare. Buona sapienza. Non fermiamoci. Ma che Ehi, succede apri la qua? grande catena. Fate, sopra. Madonna. Mo? Sta facendo tutto lui. Ma vediamo, vediamo. Ragazzo, ferma quella catena. Non lo so. So cosa fa. Il pugnale. Non c'è altro modo. Pugnale, dai. Buono. Ha fermato l'ingranaggio, meno male, se no minchia morivamo qua. Oh oh. E mo? Il pugnale. Lo so, ma ti ha salvato. Sei stato astuto. Eccoci qua. Dobbiamo recuperare, ecco, la luna nera. Finalmente, ce l'abbiamo fatta. Sì, vediamo cosa tira in serbo per me. Oh no, la protettiva di Freya. Non c'è più. Cosa facciamo? Proseguiamo. Ecco, ci siamo. Ok, vediamo cosa fanno. Adesso qua fa tutto il gioco. Vediamo. Ragazzo, tieni. Il giorno in cui nascesti, feci due pugnali, fondendo metalli della mia e di questa terra. Ah, ecco. Uno per me. E quando tu fossi pronto, uno per te. Che belle sti Il video però. giorno è arrivato. È solo un uomo, come te. No. Noi non siamo uomini. E diglielo. Siamo più che uomini. Ah. La responsabilità è molto più grande. Ma diglielo, Dovrai essere migliore di me. Hai capito? Io sarò migliore. Il potere di quest'arma, di qualsiasi arma, proviene da qui. Sono un set imparato da questo. Dalla disciplina, dall'autocontrollo di chi la impone. È qui che risiede la vera forza di un guerriero. Non devi dimenticarlo mai. Bene. Vieni. Ah, yeah. Ah, là c'è. Presa. Niente. Aspetta. Che storia. Oh, guardate che storia. Oh, no, di nuovo quelli. L'hai vista? I Sì, nostri sei stronzi. certo? Sì, fidati. Bene, allora. Mira alla faccia. Mi serve tempo.
Bisogna toccare. Madonna ragazzi. Via via via, lontano via. Potevano metterne anche 4 o 5, da già che c'erano, potevano metterne 5 di quelli lì, pezzi di merda. Affanculo. Era grosso, ma un inezio come lei. Niente di speciale. Molto bene. Vai. Sono sotto sopra. Da che parte è la vasca di sangue? Bene. Oh, adesso andiamo a aprirci questo, finalmente. Esci dalla camera di tir. Ragazzi, ancora 10 minuti, poi salviamo. Scusate le registrazioni, lo so che sono fatte un po' così, ma io ripeto, non sono uno youtuber e quindi lo faccio per passatempo. Oh, e mo? Dove cazzo dobbiamo andare per uscire?
Questo cos'è? Dobbiamo salire qua? Esci dalla camera di Tyr. Eh beh sì, dobbiamo uscire. Che cavolo dobbiamo andare? O dobbiamo di nuovo prendere la catena o... non riesco a capire. Oh Madonna ragazzi, che complicazioni. Devo trovare la vasca di sabbia io, perché sennò non riusciamo a fare niente. Chissà dov'è. Sarà sopra. Può darsi che sia sopra, secondo me. 5 minuti che ragioniamo. Allora, fatemi vedere una cosa. Dai, lì messo coltello. Bravo. No, no, ma non è qua. Dove cazzo sarà? Non penso che bisogna salire su, boh. Sapete che non lo so. Ma qua muori, eh. No, no, ma qui non c'è da fare più niente, vedi, non te la fa neanche più girare. Rimasto qua dentro, non riesco ad andare via. Allora, questo l'abbiamo visto. Allora, scusate. È qua? È qua. Ok.
qui mi aspetto che arriva qualcosa di sicuro. Siamo vicini alla meta. Me la sento. Siete. Che caldo. Wow. Vino Legnano, dall'isola di Legno. Questo non guasta, Vai. Goccettino, Lemmo. Alla fine del viaggio. Posso? Puzza di uovo marcio. Sarà ancora buono. Può darsi. Padre, perché hai lasciato la tua terra? È stato per causa degli altri dei? È solo che tu odi gli dei così tanto. Ma Tyr dimostra che gli dei sono buoni. E tu sei buono. Hai ucciso solo chi lo meritava. Che bello però, la grafica è fantastica. Ah, guardate come cazzo siamo andati a finire. Ma chi tra noi è degno di giudicare? Silenzio, testa. Noi sì. Noi lo sappiamo. Tu parli ogni giorno di più come tuo padre. Pronto? Pronto. Andiamo. Mi sa che mi piacerà essere un dio. La runa nera completato, molto bene. Torna passando per la torre. E ora andremo dai giganti. Avendo letto la runa del viaggio per Jotunheim, possiamo dirigerci verso il portale in cima alla montagna e far buon uso dello scalpello magico. Nessuno ci sbarrerà la strada. Andiamo. Va bene. Ragazzi, direi che... Allora, aspetta, fatemi vedere una cosa. Vedere una roba. Dovremmo andare dritti. 5 metri, 52. Questi li abbiamo letti, quindi di qua non dobbiamo più scendere. Adesso apriamo qua. Dirò a Sindri che sono qui. Voglio vedere che faccia farà. No. Torna alla montagna. Non riesco a leggere. Ma ancora. Che due coglioni. Legge. Sì. Posso leggerle. Dice che a Muspelheim, regno del fuoco, c'è la prova di Surtur. È una grande sfida. O una serie di pericoli. Andiamoci una volta. Un giovane e intrepido dio. Non riesco a leggere. Questo non li legge, vabbè, vai a fanculo. No. Ma aspettate un attimo,
Però vedi che ti indica di andare di qua. Boh, sta mappa non la capisco, io alle volte ti perdi. No, eppure allora a questo punto bisogna andare di là, per forza. Te l'ho detto, dovremmo tornare qui in corso. Ma non ci torno più qua, basta. Me ne frega di farlo tutto. Andiamo, andiamo. Dobbiamo andare di qua. Ok, vedi che si è spostata di qui. Io penso che dobbiamo andare qua Perché essere sotto. ciò che siamo Eh è sì. odioso come segreto. Non dovremmo essere aperti come Tyr. Tyr aveva segreti e per ottime ragioni. Proteggere la gente. È saggio essere discreti. Ma non bisogna mentire agli amici o ai familiari. Sindri capirebbe e farebbe lo stesso. Non temere. Ok. Sei contento di essere giunto nella terra dei giganti? Sì, ma anche triste che il viaggio sia così finito. Oh, se arrivassimo a Jotunheim e non trovassimo più i giganti? Non farebbe differenza esaudire il desiderio di tua madre, ciò che importa. Ah! Oh, non ve ne andate, sarò da voi tra 2 secondi. Padre, posso dirvi? No. Dirmi cosa? Che ti sei messo questo in bocca? Oddio, sto per vomitare. Non sto scherzando, mi viene da ripetere. Non è niente. Storie di famiglia. Io potrei raccontarvi un paio di cose sulla mia famiglia. Fammi indovinare. Tuo fratello non è bravo quanto te e il suo lavoro fa schifo. Tutte cose vere. E allora? Non fai altro che parlarne in continuazione. Fa qualcosa al riguardo, chiudi il becco almeno. Ho capito. Sì, siamo stufi di ascoltare i piccoli problemi della piccola gente. D'accordo. Mi hai ferito. Diamo un'occhiata alle tue armi. E poi ci salutiamo, raga. Io devo andare. Vado a prepararmi. Vediamo un po', metti a posto le armi, vediamo un po'. No.
tanto vale farle queste cose. Molto bene. Ragazzi, non c'è più niente qua. Armamento di metallo ironico molto robusto, si usa per migliorare diversi set di armatura, artiglieria, 10.000, ma non ci interessa queste cose qui. Ok, ci salutiamo qua, alla prossima.